Ringrazio Dio per la vita che mi ha dato. Jelfri si racconta alle telecamere di Vera TV. Il cuoco pugile di Chieti è sopravvissuto ai 5 colpi di pistola ricevuti nell'agguato del 10 aprile a Pescara. Due chili di eroina e un fucile Kalashnikov, ritrovamento lungo le sponde del fiume Fino a Colle Corvino, si indaga su un gruppo di albanesi già noti alle forze dell'ordine, arma inviata ai RIS di Roma. Riapre il Duomo, a Teramo è festa grande, la cerimonia nella giornata di San Berardo il 19 dicembre è la prima cattedrale ad essere completata da quando è stata avviata la ricostruzione post-sisma. Pescara in ansia per il portiere Plizzari, grave infortunio, rischia 3 mesi di stop. Il Teramo chiude l'andata al secondo posto, dopo la vittoria di Mosciano, ora si punta alla vetta. Ben ritrovati con una nuova edizione del nostro TG Abruzzo, notiziario a firma e cura della redazione di Vera TV. In primo piano la nostra intervista esclusiva a Jelfri Guzman, il cuoco pugile di Chieti, sopravvissuto ai 5 colpi di pistola ricevuti 8 mesi fa a Pescara. Era il 10 aprile in occasione appunto di un agguato nei suoi confronti, colpi che furono, ricorderete, sparati per futili motivi mentre il ragazzo era al lavoro. Ebbene, Jelfri ha detto: ringrazio Dio per la vita che mi ha dato, e soprattutto ha ricevuto poi la visita del sindaco di Chieti. Sentiamo Sergio Cinquino. Ha voluto andare a trovarlo a casa il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, accompagnato dalle telecamere di Vera TV. Jelfri Guzman, il cuoco 23enne, originario di Santo Domingo, scampato per miracolo il pomeriggio del 10 aprile alla morte dopo i 5 colpi di pistola sparati da distanza ravvicinata da Federico Pecorale, avventore nel locale Rustì di Piazza Salotto a Pescara, che ha detto di averlo fatto perché gli arrosticini non erano ben cotti. Per Jelfri, che ora sta meglio, anche se costretto su una sedia a rotelle nella speranza di ritrovare l'uso delle gambe, dopo la festa con la comunità domenicana, anche la buona notizia che presto avrà, insieme con la sua famiglia, una casa popolare senza le barriere architettoniche che al momento, dopo il rientro dall'ospedale, gli rendono quasi impossibile vivere nella sua attuale abitazione, con ostacoli fuori e dentro casa. È la vita con i suoi mille colori che gli strappa anche un sorriso e che torna a scorrere, e che un filo maledetto sembrava 8 mesi fa volergli recidere. Jelfri, come stai innanzitutto? Sei tornato a casa, c'è stata la festa, è arrivato anche il sindaco a trovarti, anche qualche buona notizia, però le buone notizie le vogliamo anche e soprattutto da te. Come stai? Tutto bene, grazie a Dio, per il momento sto bene e felice perché sto con la mia famiglia, e ringrazio il sindaco per venirmi a trovarmi a casa e vedere la mia situazione, la mia condizione di vita. Una festa bella, sì, con tutti gli amici, è davvero un modo per ricominciare a vivere. Sì, sono stato contento, sono stato con la famiglia, con gli amici, e sono stato veramente bene, da bel po' che non stavo così bene. Che ricordo hai di quei giorni e anche di questo lungo periodo di 8 mesi per una guarigione che ti auguriamo possa arrivare al più presto? Niente, è stato come un'esperienza, e tutto questo tempo stando a Sulmona a fare la palestra è stato proprio un'esperienza, mi ha insegnato tanto, mi ha insegnato che la vita va valorizzata, va vissuta per bene, perché la vita costa. E Jelfri Guzman avrà anche una casa popolare senza barriere architettoniche, lo annuncia il sindaco di Chieti Diego Ferrara, il quale spiega come l'uomo appunto potrà a breve usufruire del suo diritto. Come ha trovato Jelfri, anche da medico in questo caso? Allora, da un punto di vista generale, ottimamente, fisicamente si vede che è un ragazzo in salute e soprattutto
con una grande voglia di ricominciare la sua vita come giusto che sia a quest'età. Quindi se ci fosse qualche ombra di ansia o di depressione inerente al suo stato, lo maschera molto bene, forse qualche cruccio quando sta da solo, ma ringraziando Dio nella conversazione e nei rapporti interpersonali normali e sta molto bene. Adesso c'è la possibilità di usufruire, come avente diritto naturalmente, di una casa popolare che non abbia barriere architettoniche, che in questo momento rappresentano un ostacolo probabilmente insormontabile per lui. Sì, diciamo che fortunatamente la mamma, quindi la famiglia, ha fatto domanda per l'assegnazione delle case popolari ed è quattordicesima nella graduatoria dell'assegnazione, per cui a breve avranno un appartamento che si confà alle esigenze, alle mutate purtroppo esigenze del ragazzo, al quale ovviamente auguro che un'intensa attività fisioterapica di supporto renda nel più breve tempo possibile un lontano ricordo questa sua attuale infermità, questo suo attuale handicap. Sì, ringraziamo al sindaco per questo, che ha venuto a trovare la nostra situazione, come stiamo, e si è dato conto di come abitiamo, e io ringrazio tanto questo appoggio che lui noi sta dando veramente. Si torna in aula domani, ultima udienza del 2022 nell'ambito del processo sulla tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola, travolto e distrutto il 18 gennaio del 2017 da una valanga che provocò la morte di 29 persone. Dopo le festività natalizie si riprenderà a gennaio con due sessioni. Se il calendario verrà rispettato si potrebbe arrivare alla sentenza entro la fine di febbraio. Domani verranno ascoltate quattro parti civili, tra queste la Regione Abruzzo e il legale della famiglia di Roberto del Rosso, all'epoca dei fatti amministratore della struttura, anche lui morto sotto le macerie. Altre sei udienze sono previste a gennaio, quando toccherà alle difese, poi altre tre udienze il 15, 16 e 17 febbraio per le eventuali repliche. 30 gli imputati nell'ambito del processo. La procura ha chiesto tra l'altro 12 anni per l'ex prefetto di Pescara Francesco Provolo, 11 anni e 4 mesi per il sindaco di Farindola Ilario Lacchetta, 7 anni e 8 mesi per il gestore dell'albergo Bruno Di Tommaso, 6 anni per l'allora presidente della provincia Antonio Di Marco. 2 chili di eroina e un fucile Kalashnikov sono stati rinvenuti a Colle Corvino, nei pressi del fiume Fino, dai carabinieri del nucleo investigativo di Pescara. L'arma verrà inviata adesso al RIS di Roma. Si presume che possa essere stata lasciata nella zona di Colle Corvino, al confine con Città Sant'Angelo, da un gruppo di albanesi già noti alle forze dell'ordine. Sara Del Vecchio. 2 chili di eroina e un fucile automatico sono stati rinvenuti lunedì pomeriggio a Colle Corvino, in provincia di Pescara, nei pressi del fiume Fino, dai carabinieri del nucleo investigativo guidato dal colonnello Antonio Bandelli. Il ritrovamento è avvenuto in seguito alla parziale conclusione di una più articolata attività di indagine. Per l'esattezza, sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro 2 chili circa di sostanza stupefacente, un fucile automatico AK-47 Kalashnikov con il proprio caricatore a banana e 80 proiettili. Tutto il materiale rinvenuto era stato interrato nelle adiacenze del letto del fiume Fino, probabilmente per essere recuperato in un secondo momento e utilizzato per ulteriori attività criminali. Si presume che la droga e le armi appartengano a un gruppo di albanesi noti alle forze dell'ordine, alcuni dei quali già arrestati. L'arma verrà presto inviata al RIS di Roma al fine di compiere degli accertamenti tecnico-balistici che consentano di verificare la sua compatibilità con eventuali fatti di sangue censiti nelle banche dati. Proseguono dunque le indagini da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Pescara. L'eroina, rinvenuta sotto forma di cristalli e polvere immessa sul mercato al dettaglio della provincia, avrebbe potuto fruttare la somma di circa 140.000 euro.
Cambiamo argomento. La realizzazione della sede unica regionale nell'area di risulta di Pescara divide la città. Le voci contrarie al progetto ieri pomeriggio hanno spiegato le proprie ragioni nel corso della seduta straordinaria voluta appunto dalle forze di centrosinistra. Il sindaco Masci però non torna sui propri passi e dice: questa la scelta giusta, e aggiunge: presto si farà anche il parco. Sara Del Vecchio. I consiglieri comunali e regionali di opposizione, i rappresentanti delle associazioni ambientaliste e il deputato Luciano D'Alfonso dicono no alla realizzazione della sede unica regionale all'area di risulta a Pescara. Lo hanno ribadito ieri nel corso della seduta straordinaria durata oltre 4 ore nell'aula consiliare di Palazzo di Città. Saltano però i tentativi del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle di fermare i lavori per evitare un'ulteriore colata di cemento che, secondo il sindaco Carlo Masci, invece non ci sarà. Assente il consigliere Carlo Costantini, promotore del referendum consultivo. La maggioranza sembra voler procedere senza ripensamenti e il primo cittadino lo ha spiegato in modo chiaro. Dopotutto, a breve, parte anche la bonifica dell'area. Sull'area di risulta da 35 anni si cercano delle soluzioni, la sede della regione si aspetta da 50 anni, noi con la regione abbiamo trovato questa sintesi per realizzare il grande parco centrale di 65.000 metri quadrati all'interno dell'area di risulta, di realizzare i parcheggi necessari a servizio della zona centrale della città e di realizzare anche il palazzo a regione al posto di quella ipotesi di commerciale e residenziale che avevamo trovato quando ci siamo insediati. Quell'operazione non è andata avanti e noi siamo ben contenti di fare invece un'operazione tutta pubblica che riguardi sia l'area di risulta ma anche il palazzo dove avrà sede la regione Abruzzo. Mi sembra che quella posizione sia quella ideale. Perché? Perché è la posizione più raggiungibile da tutte le parti d'Abruzzo, perché c'è la stazione ferroviaria, perché ci sarà l'arrivo della filovia, perché ci saranno i mezzi pubblici che arriveranno tutti quanti nella zona centrale, perché c'è un grande parcheggio che è collegato con l'asse attrezzato in poche centinaia di metri. Quindi ci sono tutte le condizioni per evitare il consumo di energia da parte di chi arriva a Pescara e anche l'immissione di CO2 nell'aria. La seduta si è conclusa con l'approvazione di un ordine del giorno presentato dalla maggioranza e illustrato dal consigliere Vincenzo D'Incecco, che invita sindaco e giunta a proseguire nelle attività per la sottoscrizione dell'accordo di programma con la regione. L'emergenza non è finita, anche se ormai siamo abituati a convivere con il coronavirus. Così il professor Giustino Parruti, a margine della presentazione dell'evento relativo al concerto di beneficenza Mille Volte Grazie per il reparto Covid dell'ospedale di Pescara. Un'iniziativa organizzata dalla Fondazione Pescara Abruzzo, dal Conservatorio Musicale e dall'Orchestra Filarmonica di Moscufo. Sentiamo. Mille volte grazie agli operatori sanitari da parte del mondo della musica. Un concerto di beneficenza sostenuto dalla Fondazione Pescara Abruzzo per il reparto Covid dell'ospedale di Pescara si svolgerà venerdì 16 dicembre alle 18 al Teatro Circus. L'emergenza non è ancora finita, ribadisce il professor Giustino Parruti. La musica non solo ringrazia, la musica ritempra, sostiene ed è lo strumento di una solidarietà percepita e percepibile, di una vicinanza del bello e del bene a questo tentativo di lavoro che stiamo facendo, mantenendo alta la guardia nei confronti di una situazione che continua ad essere obiettivamente impegnativa, ecco, diciamo così. Tra l'altro, in questo momento che situazione c'è proprio a livello in ospedale? Proprio stamattina, nonostante la situazione abbastanza tranquilla, più tardi ci dobbiamo vedere perché c'è un incremento delle attese ricovero in pronto soccorso, sempre a carico di una prevalente popolazione geriatrica, ma insomma dobbiamo cercare di ampliare un po' la degenza medica Covid, perché come era atteso da tutto quello che avete sentito dai media nazionali e locali, c'è un aumento della circolazione che di necessità un po' si riflette in un aumento della domanda di ricovero. Moderata per il momento, complessivamente sono 70 i pazienti Covid e 30 quelli che quotidianamente invece
valutiamo in the hospital per le misure preventive. Io sono sempre più soddisfatto di questa componente che sta funzionando molto bene. Un evento reso possibile grazie alla collaborazione dell'Orchestra Filarmonica di Moscufo in France e del Conservatorio di Musica Luisa D'Annunzio. Cantanti d'eccezione saranno Gio Di Tonno, Piero Mazzocchetti, Nunzio Fazzini, Emanuela Rico e Emanuela Navelli. In occasione del concerto verrà presentato anche il CD. È stata una proposta che abbiamo accolto con estremo piacere e che in qualche modo ha anticipato quello che il Conservatorio avrebbe comunque di qui a un po' messo in campo per ringraziare il lavoro prezioso del mondo medico che ci ha guidato nel periodo emergenziale. Nel nostro caso territoriale, grazie al lavoro del professor Parruti, ma un po' in tutta Italia, in tutto il mondo, questi ultimi anni hanno segnato il tempo nel quale abbiamo tutti potuto apprezzare che cosa significa poter godere di una medicina avanzata e dell'assistenza medica. A Teramo, il giorno della festa di San Berardo, ovvero il 19 dicembre, verrà riaperto interamente il Duomo, dando così inizio anche all'anno berardiano a 900 anni dalla sua morte. Dopo il terremoto del 2016, la struttura ha subito diversi lavori di messa in sicurezza, iniziati il 21 giugno del 2021. È la prima cattedrale ad essere completata in tutta l'area del cratere e questo è stato reso possibile grazie alla sinergia tra la Curia, la Soprintendenza e l'Ufficio Speciale Ricostruzione. Chiara Bonatti. Con i 900 anni dalla morte di San Berardo viene riaperto totalmente il Duomo di Teramo dopo i lavori di messa in sicurezza. Il 19 dicembre, giorno della festa del Santo Patrono, con la processione e la celebrazione inizieranno i festeggiamenti dell'anno berardiano. La coincidenza che era la conclusione dei lavori di restauro e soprattutto poi il nono centenario della morte di San Berardo è una coincidenza provvidenziale che ci motiva molto, soprattutto nel recuperare l'esperienza benedettina di San Berardo. Credo che il motto di San Benedetto possa essere un punto di riferimento per rilanciare la presenza della Chiesa nella società contemporanea, la riconsegna della cattedrale possa essere veramente un segno di speranza e soprattutto di incoraggiamento per i nostri ragazzi. Ci sarà anche in questo anno la possibilità dell'indulgenza sia a Pretara che qui a Teramo? Sì, e sia in cattedrale sia nella parrocchia di Pretara sarà possibile lucrare l'indulgenza e quindi diventa anche questo un momento anche molto significativo sul piano della vita spirituale, personale e comunitaria. Un lavoro sinergico con la Curia, gli uffici speciali della ricostruzione e la sovrintendenza che ha permesso il miglioramento sismico ma anche di preservare il patrimonio culturale e i riti religiosi mai fermati durante questo periodo. Non è facile affrontare il tema del restauro in territori che hanno avuto una devastazione così grande come è stata quella dell'Abruzzo, che addirittura ha subito ben due eventi sismici di notevole intensità. Si può essere tentati di credere che questi eventi fanno venire meno i principi fondamentali del restauro. Non si può pensare che noi non siamo in grado nella nostra modernità di effettuare un restauro anche in condizioni così difficili. Perché? Perché abbiamo la nostra dose di valori, abbiamo un bagaglio culturale fortissimo, abbiamo un pensiero critico forte sul restauro, abbiamo la capacità di lavorare in sinergia tra istituzioni. Questa sinergia rimane nel tempo. Nel caso del Duomo di Teramo c'è sempre stata. Quella di Teramo è la prima cattedrale del cratere sismico 2016 completata, lavori celeri iniziati il 21 giugno 2021. Inoltre sono in fase di canterizzazione altre 7 chiese della diocesi. I meriti vanno soprattutto ai tecnici scelti dalla diocesi e dalla impostazione che è stata data alla ricostruzione dell'edilizia di culto da parte del commissario. Inizialmente forse ci poteva essere un po' di scetticismo perché, come ricordava Monsignor Leuzzi, le chiese non erano strutturate con un ufficio tecnico per poter appaltare lavori. Però la pratica ha dimostrato che soprattutto la diocesi di Teramo ha saputo organizzarsi bene. Con questa sinergia e con un dialogo molto proficuo e costruttivo con la soprintendenza, che è scesa veramente a sporcarsi le mani nella calce e dei progetti, si è ottenuto un risultato molto importante per ricostruire gli edifici di culto.
Restiamo a Teramo, dove la Fondazione Tercas è pronta ad aiutare le famiglie in difficoltà attraverso un progetto dedicato all'emergenza bollette, una raccolta fondi promossa da 5 associazioni solidali che sul territorio verrà raddoppiata anche dalla stessa fondazione per poi essere distribuita alle persone che ne hanno bisogno, creando così una sorta di welfare circolare. Un progetto della Fondazione Tercas dedicato all'emergenza bollette con l'aiuto di 5 associazioni che operano sul territorio, la Caritas Diocesana, il Gruppo delle Vincenziane, il Banco di Solidarietà di Montorrio, il Genius Loci di Isola del Gran Sasso e il Centro di Accoglienza Dono di Maria Giulianova. Verrà attivata una raccolta fondi che la Fondazione raddoppierà fino a un massimo di 5.000 euro per il primo step. Poi, dopo la consultazione degli aderenti all'iniziativa, si valuterà come andare avanti. Progetto innovativo che tende a dare una risposta a quella che è l'emergenza bollette, così diciamo l'abbiamo battezzata per rendere comprensibile il concetto a tutti, attraverso l'attivazione di processi virtuosi, quelli tipici della sussidiarietà circolare e del welfare rigenerativo. Abbiamo proposto attraverso un bando alle associazioni del territorio di attivare una raccolta attraverso mezzi tracciabili, quindi un conto corrente o una piattaforma, promettendo di moltiplicare quanto raccolto e che dovrà essere destinato appunto a sostenere le famiglie che vivono l'emergenza bollette. Perché dicevo che abbiamo attivato la sussidiarietà circolare? Il principio di una sussidiarietà che progetta gli interventi con le associazioni del terzo settore che conoscono le realtà e le sostengono in primo luogo. E poi il coinvolgimento della società civile, del mondo economico anche, che oggi è chiamato non tanto a non fare quanto a fare, cioè a dare una risposta alle esigenze sociali del territorio in cui opera. Una grande emergenza che coinvolgerà anche persone che non sono abituate a chiedere il sostegno, perché oggi tanti pensionati che riuscivano con grande fatica ad esempio ad arrivare alla fine del mese avranno invece problemi e dovranno tra l'altro superare anche delle remore di tipo psicologico, e colgo l'occasione per invitarli tutti, piuttosto che cedere alla disperazione, a chiedere aiuto. Com'è possibile contribuire? È possibile contribuire attraverso un versamento sui conti correnti segnalati dalle associazioni stesse e che noi comunicheremo attraverso il nostro sito, attraverso la nostra pagina Facebook, attraverso tutti i mezzi di comunicazione che offriranno la loro collaborazione e naturalmente contattando le associazioni stesse del territorio. È importante che i versamenti siano tracciabili proprio nel segno della trasparenza, perché a loro noi dovremo fare riferimento poi nel duplicare queste offerte. A Pescara ieri sera Teatro Massimo stracolmo per il concerto spettacolo che ha visto protagonista Daniele Silvestri, il quale ha portato sul palco il suo studio di registrazione, la voglia di raccontare storie nuove ma anche storie vecchie. Omaggio speciale a Gino Strada, al quale è stato dedicato l'intero tour. Sara Del Vecchio. Subito non lo so, comunque questo momento è determinato, basta. Comincia così il concerto spettacolo di Daniele Silvestri al Cinema Teatro Massimo di Pescara. Al pubblico numeroso, il cantante romano intende mostrare cosa avviene in uno studio di registrazione. Idee che si scambiano e si condividono, la musica che si adatta alle parole, quella complicità tra chi compone e chi pensa ai testi, che affascina tutti e rende possibile la magia finale. Silvestri ha già qualche idea per il suo prossimo album, ma cerca altre storie. E questo è il senso del suo tour, dedicato tra l'altro a Gino Strada, che il cantante romano ricorda con caloroso affetto. Altro omaggio nel corso di un live durato più di 3 ore. Lucio Dalla, Paolo Borsellino e anche Gigi Proietti, persone che hanno raccontato storie intramontabili, fa notare Silvestri. E poi percorre il suo viaggio tra i brani più recenti e quelli che lo hanno portato al successo. Sul palco una band strepitosa che Silvestri ringrazia più volte. Sopra un ciglio di
Passiamo allo sport. In Serie C il Pescara di Alberto Colombo è rinfrancato dopo la vittoria in trasferta a Monopoli. È stato raggiunto il Crotone al secondo posto. Ora l'obiettivo è quello di dover accorciare sul Catanzaro capolista. Intanto però la tifoseria e la squadra sono in ansia per le condizioni del portiere Plizzari, che dopo l'infortunio rischia 3 mesi di stop. Sergio Cinquino. Non che pensassi a quale rischio dal punto di vista professionale, però è logico che ci voleva una svolta. Fortunatamente in una partita molto sporca, in un campo molto difficile, siamo riusciti ad avere la meglio, per cui complimenti, ma c'è ancora da fare per uscire da questa situazione di difficoltà. Questo è un primo passo. Chiaro che mi dispiace per il Monopoli, vedere il Monopoli in queste situazioni, tra virgolette, nel senso che non è una situazione drammatica, ma è chiaro che poi una volta finita la partita si ritorna ad essere amici, per 90 minuti si è stati avversari. Sotto il piano tattico è stata una partita ben interpretata dai ragazzi, poi sotto il profilo magari estetico di propositività si può sicuramente fare meglio, ma il campo e la situazione a volte non, diciamo, psicologicamente non eri libero ed era importante fare punti anche con una partita non pulita. E chiudiamo con il Teramo, che chiude in promozione al secondo posto in classifica il proprio girone di andata. Ora l'obiettivo sarà quello di conquistare la vetta, magari facendolo già dal prossimo turno in programma nel prossimo weekend. Giusy Cingoli. Con l'importante vittoria di Mociano, i biancorossi hanno chiuso il girone di andata al secondo posto, soli 2 punti dalla capolista Virtus Valpescara, che nonostante la sonora sconfitta a Teramo ha saputo reagire, rimanere al comando e non farsi superare in graduatoria. La SSD Città di Teramo, che è partita in enorme ritardo solo nei primi giorni di settembre, ha saputo però costruire una squadra competitiva e nessuno si sarebbe mai aspettato che alla fine del girone di andata potesse chiudere al secondo posto con 35 punti in classifica, merito della società, dello staff tecnico, ma soprattutto del suo DS Paolo D'Ercole, che con tante difficoltà ha saputo scegliere gli uomini giusti, creando una squadra forte e competitiva che sta lottando per vincere il campionato. Squadra con molti giocatori di categoria superiore. Ascoltiamo il DS, la sua analisi di questa prima parte del campionato. Io sono estremamente soddisfatto, penso che ho fatto 11 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. Avrei firmato per ottenere questi risultati. Poi il merito va ai ragazzi, il merito va allo staff tecnico che sta dimostrando partita per partita di essere di primo ordine, che fanno un lavoro spettacolare, lo dimostra il campo. Prima del rompete le righe per le vacanze natalizie, sabato alle 10.30 i biancorossi disputeranno un amichevole con il Casoli di Atria, il campo dell'Acquaviva, e successivamente alla vigilia di Capodanno ci sarà un'altra amichevole a Montorio, comunque da definire. Sul fronte mercato non è da escludere qualche altro acquisto e sul piede di partenza c'è l'esterno 24enne Giacomo Calderaro, che da domani sarà in prova per 3 giorni a Montorio, vice capolista del girone A di promozione. Era questa l'ultima notizia, anche per questa edizione è tutto, non ci sono ulteriori aggiornamenti, grazie per averci seguito, buon proseguimento con le trasmissioni di Vera TV.